5 giorni di festa insieme alle migliori birre artigianali del territorio. Torna nella zona della Rocca Malatestiana di Fano la 14ª edizione di Birra d'Augusto, l'evento promosso dall'Associazione Fortuna Dea in programma dal 10 al 14 agosto, che vuole dare risalto al mondo della birra e dei produttori artigianali attraverso spettacoli, concerti musicali, intrattenimento per bambini, degustazioni e contest gastronomici, ma anche momenti culturali e di approfondimento. Quest'anno avremo tre grosse novità che saranno il primo contest di home brewing, quindi di birra fatta in casa per gli amanti della birra fatta in casa. Ci sarà la possibilità di portare le proprie birre a far assaggiare a 5 ospiti d'eccezione, 2 tecnici che sono 2 beer sommelier e 3 componenti dei nostri partner, cioè del comune, della regione e di Confesercenti, che faranno tutta quella che è la parte popolare. L'altra novità di quest'anno, la grossa novità, è che abbiamo creato sull'onda dello studio della birra all'interno della Cosmesi, abbiamo creato 3 prodotti di Cosmesi che sono un olio corpo, un de parfum e una crema lenitiva dopo sole. Questi 3 prodotti sarà possibile acquistarli per tutti e 5 giorni dell'evento all'interno della manifestazione, e all'interno della manifestazione ci sarà anche la possibilità con una massaggiatrice di provare l'olio corpo facendo un massaggio dai 10 ai 45 minuti. La manifestazione anche quest'anno accoglie 12 birrifici, di cui 7 marchigiani e 9 food che porteranno tradizioni da tutta Italia, dal Toscano alla Sicilia, alla Puglia, all'Abruzzo e anche quello che riguarda i nostri prodotti marchigiani come la piadina, quindi tutti gli affettati sono prodotti locali e marchigiani. L'evento, organizzato in collaborazione con Confesercenti Pesaro Urbino, Comune, Regione Marche, con la partecipazione della Proloco di Fano e Associazione Le Donne della Birra, vedrà una ulteriore novità, il contest dedicato al gelato alla birra. Confesercenti come associazione di categoria è sempre ben lieta dare una mano, supportare le varie iniziative create dalle associazioni territoriali. In questo contesto il nostro ruolo quest'anno è stato quello di mettere in sinergia, in contatto, le gelaterie. Infatti ben 3 gelaterie del posto produrranno dal 7 al 10 un gelato speciale al gusto di birra, ecco, quindi un collante con la festa della birra, il cercare di creare rete, di fare sinergie per lo sviluppo del territorio, il tutto finalizzato alla promozione dei prodotti tipici e della città di Fano.